Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vi avevo promesso che avrei testato diversi prodotti per la skincare, ho iniziato ed ho iniziato provando un po' di mousse detergenti per il viso. Sapete che io amo fare la doppia detersione perché la trovo adatta al mio tipo di pelle, che è mista, tendente a grasso. Quindi solitamente utilizzo sempre, ed è con la doppia detersione, un prodotto in schiumogeno, perché va a rimuovere bene tutto l'olio dal viso. Però io ho una mousse preferita che adoro e continuo sempre a riprendere, ed è lo spumone di Vera Lab. Quello lo adoro, penso che sia il prodotto perfetto per la mia tipologia di pelle ed esigenze, perché poi dipende se lo utilizziamo con le mani oppure con una di quelle spazzole che vanno a ruotare sul viso, quindi ci vuole un prodotto corposo, oppure con quelle in silicone tipo il Foreo, e quindi ci vuole un altro tipo di prodotto. Quindi io con lo spumone mi trovo benissimo. Un altro tipo, e sapete di cosa sto parlando? Cioè lo spumone, perché adesso vi mostro la clip di come si comporta a texture. Questa leggera premessa, nel tempo di prodotti che ho provato, ne ho trovato solamente uno molto simile, che però non è, uno non ho qua neanche. Due, era una collaborazione che ho fatto tempo fa del marchio Athena, ma è costosissima, costosissima, e quindi ho pensato di non proporvela neanche. Quindi oggi andiamo alla scoperta di altri prodotti in commercio a prezzi più accessibili e a vedere se qualcuno si corrisponde un pochino al mio amato spumone, oppure se magari è anche meglio. Perché no? Andiamo a testare assieme. Allora, vi mostro uno che si è suicidato ed è il Clinique. Poi abbiamo il Cuti di Lolla, che non c'è più di Cosmefy, ma è ancora in commercio e quindi ve lo mostro. Caudalie, questo è Fragolosa di Bio Boutique La Rosa Canina, Astra Skin Mousse e per ultimo Dove Mousse Detergente per il viso. Allora direi che foglia alla mano, perché ho tutti i prezzi, partiamo. Allora partiamo con il Caudalie, di cui avevo una mini size e quindi non sono andata a ricomprarvi per mostrarvi nel video la taglia intera. Questo è un 50 ml, ma comunque sia. E aspettate, perché i prezzi. Allora, 50 ml è un formato mini size, formato vendita, 7,70 euro. Se no, 150 ml, 15,50 euro di questo prodotto, che è una mousse detergente con i fiori di vigna. Ed è come si usa la schiuma detergente: dopo lo struccante in olio o burro si applica la schiuma e si rimuove tutto, perché va a assorbire l'olio e il burro, quindi la parte grassa che abbiamo sul viso. Quindi deterge molto me meglio ed aiuta anche a rimuovere quella parte di trucco che può essere rimasta. Questa mi è piaciuta perché funziona bene, è bella corposa deterge bene il viso, rimuove anche il make-up e quello in eccesso. Deterge bene, si può applicare tranquillamente con anche la spugna, quella rotante, la spazzola rotante oppure il Foreo. Quindi con un metodo o con l'altro, ma anche con le mani, che è il metodo migliore a mio avviso, è perfetta, non cola, né deterge bene, non irrita. Mi è piaciuta, assolutamente piaciuta. Altro prodotto che vi mostro è questo di Clinique, molto famoso, Anti Blemish Solution. Questo è anche per pelli con imperfezioni. Stavo cercando la quantità, che è, non lo so, ma magari, ecco, 125 ml, 25,50 euro. Allora, anche questo prodotto, che oltretutto è una soluzione 3 in 1, lo step 1 per la pelle con imperfezioni. Mattina e sera questo è valido, funziona. È bella corposa, va bene con tutti gli utilizzi,
spazzola di silicone, mani, va bene sempre, rimuove il make-up, sì, parliamo sempre di make-up residuo, perché prima abbiamo struccato, questo è i residui che sono rimasti, detterge bene, non secca, non irrita, mi piace, ma ha un che, ha un forte odore alcolico. Proprio sento l'alcol, però andando a leggere la lista ingredienti, l'alcol non è presente, quindi non so che cosa sia, ma lo sento alcolico e anche sul contorno occhi mi dà fastidio. Quindi va benissimo per il viso, ma attenzione a fare una cosa completa perché mi dà un po' fastidio. Forse per il fatto di essere con Anti-Blemish Solution, Anti-Imperfezioni, potrebbe essere questo. Un po' aggressivina, non è che irriti o secchi. Ma è potente, però mantiene le promesse ed effettivamente corposa sì, non come lo spumone, ma è corposa e funziona bene. Le promesse le mantiene tutte, assolutamente. Ma andiamo avanti. Veniamo ora a due mousse, parto prima con una poi con l'altra, che invece hanno un livello di corposità molto diverso. Sono molto più blande, molto più acquose e sì, fanno una mousse che però va utilizzata solo e esclusivamente con le mani, perché con altri dispositivi cola tremendamente. Partiamo con Hey Cutie by Lolla. Questo è lo Stay Clean Fluffy Blue. Il blu è quello per la pelle mista. C'era anche quello rosa che era per la pelle secca. Questo è un pochino più potente. Allora, confezione da 150 ml. E viene 12,90 euro. È più delicato, è meno schiuma ed è più detergente. Fa il suo lavoro perché rimuove bene l'eccesso di trucco che è rimasto, di olio, lo rimuove, però cola tanto. Cioè proprio appena lo metti sulle mani che fai così, non c'è più schiuma, è tutto liquido e tende ad irritarmi gli occhi. Quindi anche in questo caso, se per caso lo metto sulla fronte, che inizia già a colare, mi fa bruciare gli occhi. Quindi attenzione a questo. È un po' aggressiva, però sì, fa il suo lavoro. Come detergente per il viso, perché come schiuma non la parlerei di schiuma. La schiuma davvero dura pochissimo. Però è un detergente che fa il suo lavoro, soprattutto nella doppia detersione. Preferisco poi i prodotti più schiumogeni, devo ammetterlo. Altro prodotto più delicato, quindi non è quella mousse corposa, è la Bio Boutique La Rosa Canina Mousse Detergente Struccante Fragola e Panna della linea Fragolosa. Allora, prezzo, eccolo, 150 ml, 11,90 euro. Questo ha la particolarità di sapere di panna e fragola, cioè mentre lo applicate, anche così un po', ma ecco, sto muovendo solo l'aria. Sa di panna e fragola, c'è cioè una cosa fantastica. Vedete anche voi che un po' di mousse. C'è più, non c'è più. È più delicata, è molto più delicata come mousse, meno, cioè è più corposa di quella della Lolla, ma meno degli altri prodotti che vi ho mostrato prima. Il profumo non persiste, quindi si sente mentre lo spruzzate, ma già sul viso non lo sentite più. Funziona bene, usato con le mani perché tende a colare come l'altro, quindi è una mousse più acquosa che corposa. La particolarità è che se lo metto ad esempio sulla fronte oppure faccio un giro, non è. Io dico metto sulla fronte perché per farvi capire come può colare, però normalmente lo metto sulle mani e poi lo applico. Questo almeno non mi irrita gli occhi, almeno è sempre un prodotto che cola e quindi non mi piace, voglio che lo applico così e resta lì e mi faccio il puffino di crema, di mousse per intenderci, quello che preferisco. Però almeno non mi irrita gli occhi e trovo che già sia una cosa già più positiva dell'altro. Mi piace il profumo. Effettivamente mi piace il profumo. Lo utilizzo più che come doppia tensione, questo alla mattina, perché alla mattina mi trovo comunque con l'olio sul viso perché sono unta e quindi questo deterge senza essere aggressivo. In questo caso funziona. Ma ora veniamo agli ultimi due prodotti. Ed eccoci qua. Se vi state chiedendo perché continuo a premere e ripremere, perché non ho ancora trovato le pile per il telecomando. Quindi va bene così. Allora, Mousse Astra Skin Mousse Detergente Delicata
deterge e purifica, estratto di mirtillo, acido ialuronico adatto a tutti i tipi di pelle, con 97% di ingredienti di origine naturale. La quantità è un 150 ml e viene 7,90 euro. Eccola qua. Mi piace. Non è corposa come il mio amato spumone, ma ha una bella texture. Io lo chiamo texture. È bella corposa. Se la applico, ci vuole un po' perché scenda, cola, cola dopo un po', però ci vuole un po'. La si può applicare tranquillamente anche con la spazzola, quella rotante, tipo il Clarisonic, oppure il Foreo, perché comunque riusciamo ad applicarla sul viso. Con le mani è sempre il metodo migliore. Non irrita la pelle, non la secca, non mi dà problema agli occhi, deterge bene, rimuove tutti i residui, assolutamente. Prezzo più che onesto, funziona, funziona bene. Non ai livelli di, ma comunque le promesse le mantiene tutte. Ed ora invece veniamo all'ultimo prodotto, che è un po' diverso, ma l'ho trovato a Tigotà e io che sono un amante dei prodotti, sia gli struccanti in burro e in olio, sia delle mousse detergenti, quando l'ho visto ho detto devo provarlo. Parlo della mousse detergente viso di Dove, con faccia cleansing mousse per oil control, ok, per la pelle mista, opacizza e purifica i pori. 160 ml di questo, 5,95 euro. Allora, più che una mousse, questa è una schiuma. È una schiuma, però è particolare, ma è corposa. Mi piace, scrocchia, fa le bollicine. Mi piace, è corposa e la posso applicare. Ora che lo applico, ci vuole un pochino perché scenda. La posso usare con tutti i dispositivi. Deterge bene il viso, non lo irrita. Adatto per la pelle mista, oltretutto. Va benissimo con la doppia detersione. E ha un prezzo più che accessibile, onesto. Si trova tranquillamente ed è nei negozi per la cura dei prodotti detergenti. Quindi, tranquillamente. Diverso dal classica mousse detergente, è più una schiuma detergente, ma per me è stata una scoperta e oltretutto mi piace davvero molto, sì, assolutamente. A questo punto del video, che non era troppo lungo, ma vi ho fatto una carrellata veloce dei prodotti, ne sto testando altri, assolutamente sì, perché il sostituto della mia amata spumone, ormai perdo anche le parole, lo spumone ancora non l'ho trovato. Ma non la voglio neanche trovare, qualcosa che ci assomigli magari, oppure che trovo di meglio, che ne so. Fatemi sapere voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, come siete trovati, quale vi incuriosisce di più, se me ne consigliate altri, che fatemi sapere sempre, vi è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!